Lo sport, la passione per lo sport e non solo, questo è quello che vi racconteremo stasera nel sesto appuntamento per l'appunto di Passione Sport. Buonasera da Gino Sarmentino e bentrovato anche a Giuseppe Bonanno. Ciao Giuseppe. Ciao Gino, un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa e soprattutto anche dal nostro canale streaming, canale su internet. Potete collegarvi su www.passionesport8.tk per seguirci tramite internet. Gino. Bene, allora andiamo a presentare gli ospiti. Intanto in studio abbiamo la GS Villabate Pallavolo, è quasi a completo per dire la verità. Cominciamo da Loredana Francoforte, dirigente e allenatore appunto della GS Pallavolo Villabate. Ciao Loredana. Un salutino diamo. Buonasera a tutti. Sì. Un attimo, un passaggio di microfono che Sì, non era stato allenato prima, quindi. sì. Poi abbiamo Filippo Di Cristina che già per la verità abbiamo avuto qualche settimana fa sotto una veste completamente diversa, sotto una veste giornalistica, ma stasera è qui con noi perché è allenatore e atleta di pallavolo. Quindi ciao Filippo. Buonasera. No, saluto, saluto. Buonasera a Poi. tutti, buonasera a Gino, Giuseppe, a tutti quelli che ci seguono da casa e dal canale streaming. Bene, allora Anche sì. con un piede nuovo, anche con un piede Anche nuovo. con un piede nuovo, sì, è riuscito, insomma, ma sta come dire, in trepidazione per cominciare la sua attività. E poi Alessandra Scarpinato, lei è una giocatrice della stessa società. Ciao Alessandra. Buonasera. Gradito ritorno chiaramente quello del nostro storico del Palermo Calcio, Lello Brancato. Ciao Lello. Buonasera a tutti. E ricordo che non è solo uno storico, ma è un grande appassionato, nonché collezionista, ma avremo modo di parlarne senz'altro nel corso della nostra puntata. Bene, allora Giuseppe, io so che in tanti ci stanno guardando, allora insomma diamo qualche piccolo riferimento in modo che possano mettersi in contatto con noi. Allora, per partecipare alla diretta attivamente potete contattarci attraverso i nostri mezzi che vi mettiamo a disposizione. Indirizzo email passionesport8@gmail.com, il nostro contatto Facebook, gruppo e pagina Passione Sport, oppure il nostro numero di SMS che potrete utilizzare tra poco anche per il gioco Quiz Sport 331-9371-584 e poi la telefonata in studio, se volete potete chiamarci in diretta allo 091-6360-577. Allora, andiamo subito a parlare con i nostri amici da casa, soprattutto coloro che si trovano in questo momento su Facebook, e gli poniamo una domanda, sempre sul nostro amato Palermo, che proprio in questo momento si trova in vetta. Allora, andiamo a vedere questa domanda che poniamo ai nostri amici. Per la prima volta il Palermo si trova in cima alla classifica di Serie B. Vi piace il gioco messo in campo dagli Achini? Chi è il miglior giocatore secondo voi? Questa è la domanda che abbiamo posto ai nostri amici di Facebook già da questa mattina praticamente. Adesso potete continuare a partecipare. Volevo, Gino, se mi dai un secondo solo, No, me lo dai? senz'altro, insomma, certo, come no? Volevo leggere solamente due risposte che ci sono arrivate, una un po' più lunghetta. Iachini ha dato al Palermo una mentalità diversa rispetto a Gattuso, conseguenza della sua maggiore esperienza di allenatore. Sabato, anche se non Se, anche se con un po' di fortuna, il Palermo ha vinto su un campo difficile e senza diversi giocatori fondamentali. Uno su tutti, il giovane Bellotti, che rappresenta la novità assoluta per questa squadra. Credo che la squadra sia sulla strada giusta per tornare in Serie A. Quindi questo è il primo commento, un altro più veloce. Secondo me Bolzoni su tutti è il migliore del Palermo, Giulia Bonanno. Quindi non è parente mio. Va bene. No, ma questo è per dirvi insomma di quali argomenti stasera tratteremo. Intanto dico, devo anche rimproverarti se devo dirti la verità, perché mi sono Grazie, Gino. fidato tanto di te, ma alla fine mi hai fatto sbagliare perché lei non è Alessandra, ma è Margherita. Hai ragione. Margherita. Lei è Margherita Scarpinato, quindi ti D'Alessandro, chiediamo scusa, di Margherita. secondo nome ti chiama Alessandra, Però no? si chiama Alessandra. No, vabbè. Margherita, ma Alessandra è il Vabbè. secondo nome. No, non Bene, Alessandra. allora. Abbiamo Bene, scherzato. Abbiamo. sì. Allora, se sei d'accordo con me, cominciamo subito con il sommario e poi ci mettiamo nella nostra puntata. Allora, vai col sommario. Sesta puntata, 18 novembre 2013. Andiamo a vedere il sommario, appunto, gli argomenti che tratteremo questa sera. Flash dal mondo, tennis, basket, volley, maratona di Palermo. In studio con noi il GS Villabate Pallavolo, Loredana Francoforte, Francofonte, Gino, segnate anche questo. Filippo Di Cristina, Margherita Scarpinato, vedete, qua è No, è giusto. giusto Francofonte o io? Va bene. Questa volta. Passione motori, poker di Totò Riolo all'Historic Targa Florio. Per il calcio giovanile, le interviste al primo memorial Alessandra Montalbano. Vediamo dove viene Alessandra.
Sport dal territorio, volley Ficarazzi, taekwondo MTB Emir. Per il calcio dal territorio, campionati dilettantistici, Bagheria, Aspra, Ficarazzi, Casteldaccia, Villabate, Marineo, Corleone. Serie A e calcio nazionale, punto sulla Serie A, punto, il punto sulla Serie B invece con Lello Brancato e Andrea Guanno, Palermo Trapani. Quiz Sport, partecipa al concorso e potrete vincere numerosi premi. Stasera infatti li abbiamo aumentati. Gino, possiamo iniziare? Sì, ma comunque di Serie A ne parleremo veramente poco, perché chiaro, infatti, dico, più insomma, di Serie B. Anche perché il campionato è fermo, quindi va bene. Sì. Allora, noi se siamo pronti, allora prima di iniziare, piccolo black e poi ci rivediamo qui. Pubblicità. Pubblicità. Sì, pubblicità. No. Vogliamo andare allora con il concorso a premi, insomma la regia appena siamo pronti, poi sì, manderemo. Allora intanto andiamo avanti con il quiz. Allora andiamo a parlare del quiz, anche questa settimana torna il concorso che tanto ha appassionato i nostri amici da casa, proprio per premiare questa vostra passione. Abbiamo voluto aumentare i premi in gioco, ma andiamo a vedere il numero di telefono da memorizzare per partecipare. WhatsApp, SMS, il numero è unico 331-9371-584, quindi focalizzate bene questo numero, segnatelo, perché vi servirà tra poco per inviare il messaggio con nome e cognome del personaggio misterioso sportivo che vi mostreremo. Il premio verrà assegnato naturalmente a coloro che indovineranno e saranno i più veloci, saranno i primi tre ad essere premiati. Al primo andrà un occhiale da sole offerto da Ottica 2G, al secondo New Entry come premio, visto che ci avviciniamo alle... Ti è venuta fame? Buono. Un panettone artigianale offerto da Pasticceria Graditi. Al terzo, per l'ultima settimana, in programmazione al Cinema King, il film di Checco Zalone sta riscuotendo tanto successo. Andiamo a vedere, appunto, promozione soltanto per mercoledì e giovedì per tutti, il biglietto è 3 euro. La programmazione fino a domenica. Allora, per partecipare bisogna inviare un SMS con nome e cognome del personaggio che tra poco vi mostreremo, più il vostro nome e cognome al 331-93-71-584. Allora, andiamo a vedere chi è questo personaggio da indovinare. Questo è il personaggio, cercate di capire di chi si tratta. Vi ricordiamo che durante la trasmissione comunque daremo i soliti due indizi. Allora, se avete indovinato, inviate un SMS o un messaggio su WhatsApp al 331-9371-584 con nome e cognome del personaggio che avete visto, più il vostro nome e cognome. Certo, allora, se devo dire la verità, comunque è un personaggio famoso, ma la barbetta la poteva pure togliere. E l'ho fatta apposta. Ho capito. Gino, sì. Abbiamo una sorpresa per i nostri amici di Passione Sport di Canale 8. Vi mostriamo un breve video e dopo una sorpresa. Regia. Non c'è il video? Non c'è il video, va bene. Andiamo avanti. La pubblicità l'abbiamo? La pubblicità l'abbiamo? Non ci abbiamo pubblicità, ma sì, non fa niente, non ha importanza. Senti, ascoltami, facciamo una cosa, Giuseppe, dico, ti andrebbe andare a mangiare, dico, un po' di pubblicità la facciamo noi, dico, che sia chiaro. Dico, un po', dico, mangiare a Veliero. A Misilmeri? A Misilmeri, sì. Vabbè, ci possiamo anche andare. Si mangia bene. Dopo che finiamo, però. Dopo che finiamo. Mangiamolo. Si paga poco, si mangia veramente bene ed è un locale veramente raffinato. Poi si è rinnovato da poco, quindi ecco. Il nostro amico Simone Villesi ci aspetta, va bene, sì, via Generale Sucato. E allora Gino, io direi di andare a vedere... No, andiamo avanti, dal mondo le notizie fresh, sai, ce ne sono tante, insomma, si è corso la... Insomma, ce ne sono cose. Allora, dal mondo le notizie flash. Allora, flash, notizie flash dal mondo, appunto. Altrimenti dico, se non vuoi andare con le notizie flash, io parlo con i miei amici qua. No, la notizia flash. Notizia flash, vai, la notizia flash. Mi hai preso in parola. E allora, parliamo di tennis. Novak Djokovic si conferma il maestro del tennis mondiale, il serbo numero 2 del mondo, batte in due set Rafael Nadal nella finale dell'ATP Final
2013, bis il successo ottenuto lo scorso anno contro Federer sul duro indoor della O2 Arena di Londra. Parliamo di basket. Montepaschi Siena ed Enel Brindisi si dividono la vetta della Serie A nella sesta giornata della regular season, che vede invece le sconfitte di Cantù e Varese. La Mensana, dopo il successo di Malaga in Eurolega col canestro sulla sirena di Viggiano, batte 84-73 la Sutor Montegranaro del coach Recalnati. I toscani dominano il primo tempo 46-30, si fanno rimontare nel terzo periodo, ma alla fine riescono comunque a conquistare il successo. Senza Kim English, prossimo al taglio, Siena ha 17 punti da Viggiano e 14 da Carter e Aken. Parliamo di volley, la terza giornata della Serie A di volley proietta Macerata in vetta solitaria. La Lube batte 3-0 Perugia alla prima sconfitta stagionale e resta da solo in testa a quota 9 punti. Dietro di lei Trento, che resta a punteggio pieno battendo 3-0 a Molfetta, ma deve ancora recuperare una gara. Tra le donne Piacenza stritola Casalmaggiore e risponde al successo di Bergamo su Frosinone nella gara di giovedì scorso. E allora ritorniamo in studio a parlare. Vediamo se la regia ha pronto quella piccola sorpresa di cui parlavamo poco fa. Dai. Video. Buttiamo un applauso in studio. Brava Miriam, brava, brava, brava. Ciao Miriam. Abbiamo rivisto le immagini che ti hanno incoronata vincitrice della trasmissione Io Canto. E allora? Sì. Facci rivivere le emozioni che hai vissuto in quel momento. Ho appena ripercorso in breve la scena finale. Che cosa dire, ragazzi? Sono state ripetute emozioni fortissime tutte assieme. Poi comunque dovute anche al fatto che non me l'aspettavo. Ero già felice di aver vinto il premio della radio per l'inedito, seguito con Marco Muraro, che colgo l'occasione di ringraziare, e quindi sono state emozioni molto, molto forti. Una bellissima canzone, complimenti veramente, spero che farai con questa tanto tanto successo, perché lo meriti, sei brava, hai tante qualità, sei giovane e sicuramente potrai fare bene nella vita. Io volevo, con un pizzico di emozione, il ricordo di te quando hai iniziato con noi intendo con Miss Il Meri Oscar, ti ricordi? Sì. È stato un piccolo accenno, poi sicuramente la grande ribalta a Canale 5. Volevo invece chiederti un'altra cosa. Quando sei tornata a Miss Il Meri, che emozione hai provato quando sei arrivato in piazza Comitato? Allora, intanto l'accoglienza che c'è stata da parte di tutti i cittadini del mio paese. Mi sono emozionata tantissimo, perché comunque l'affetto si sentiva molto. Noi abbiamo un video appunto che fa vedere quando sei arrivata con la tua limousine. Bellissimo! La tua limousine in piazza, veramente tantissima gente che ti ha accolto, un caloroso abbraccio da parte di Miss Il Meri, che ti ha supportata sicuramente in tutto il periodo della tua partecipazione a Io Canto e anche ti ha dato una mano con il televoto. Vuoi ringraziare qualcuno? Sì, intanto vorrei dedicare questa vittoria a Miss Il Meri, che comunque raramente ha potuto gioire in questi ultimi periodi molto difficili. Spero che questa mia partecipazione a questa trasmissione possa essere di buon auspicio e da sprone per tutti gli artisti del nostro territorio. Spero che emergano. Noi ne siamo veramente convinti di questo, Miriam. E poi vorrei ringraziare anche la mia famiglia, perché mi ha accompagnato e mi ha sostenuto in quanto minorenne. E poi
tutti i cittadini e non che con i loro voti e con il loro sostegno morale mi hanno aiutato a realizzare questo, a realizzare questo traguardo. Complimenti anche perché oggi sappiamo che hai ricevuto un premio proprio in aula consiliare a Misilmeri, la commissione straordinaria ti ha tributato comunque un omaggio per aver portato in alto il nome del tuo paese e quindi anche questo per te sicuramente è motivo di orgoglio. Sì, sono stata molto onorata di partecipare a questa premiazione. Poi volevo fare l'ultimo ringraziamento, sì, se permettete. Sì, prego, prego. Volevo fare un ringraziamento a Sebastiano Corso e a Vitolo Franco, che sono i due ragazzi che gestiscono i blog nel mio paese e che mi hanno dato un grande aiuto anche attraverso la rete. Vabbè, allora, Misilmeri News e Misilmeri Blog. Sì, esattamente. Io te lo dico così in diretta, io nel mio piccolo ho fatto anche la grafica che è girata, certo, su Facebook. Grazie anche a te. Dai, vabbè, piccola marchetta. Complimenti Miriam, complimenti a tutti. Grazie, Gino, a voi. Vuoi salutarla? Sì, sì, io ciao Miriam, ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per la tua carriera. Ti ricordo che sei l'orgoglio sì di Misilmeri, ma soprattutto l'orgoglio di tutta la Sicilia intera. E siamo orgogliosi di te. Se poi grazie, noi ti grazie. Aspettiamo in studio, quando vuoi ti abbracciamo, ti ospitiamo a braccia aperte. E Gino, se ti abbraccia ti fa male. No, ma sì, senz'altro, ma in okay. una maniera... Ok, allora grazie ancora, auguri Miriam. Ciao. Grazie a voi, buona serata. Ciao, 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 ciao Miriam, ciao, grazie. Ciao. Una bella sorpresa, Gino. Sì, per no, no, ma noi dobbiamo dire anche una cosa, no? Per chi ci vede da casa, no? Dice, ma questo è un programma... spettacolo. Abbracciamo tutto quello, tutto quello che fa spettacolo tra virgolette, noi chiaramente dico lo trattiamo. Allora, ma Gino, dopo questo, questa emozione, uno, forte due, emozione. Tre insieme. Uno, due, tre, insieme. Pubblicità. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Vasta gamma di prodotti per lenti a contatto. Misurazione gratuita della vista. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Viale Europa 440, Misilmeri. Allora andiamo a iniziare allora dopo questa bella sorpresa, insomma la nostra Miriam di Pisa, cominciamo a parlare di sport, lo facciamo con i nostri amici che sono qui in studio con noi, con la GS Villabate, che è un'associazione sportiva che si occupa di pallavolo. Allora cominciamo subito con la nostra Loredana Francofonte, dico giusto, non sbaglio? Perfetto. Giusto? Perfetto. Lei chiaramente è una dirigente e un'allenatrice. Allora, doppio ruolo, insomma doppia mansione, quanto è difficile fare l'uno o quanto è difficile fare l'altro? Per noi è difficile, è una parola che non esiste. Le cose si fanno, si devono fare per passione, per sport, che tra l'altro per noi è la vostra trasmissione è il nostro, come dire, motto vincente. Noi facciamo lo sport per passione, la nostra passione è lo sport. E quindi diciamo che si uniscono tutte e due le cose, non abbiamo nessuna difficoltà. Chi collabora con noi in palestra, io al mio fianco ci sono due ragazzi, sanno benissimo cosa facciamo. Entriamo e non guardiamo né orologio né famiglia né niente, andiamo avanti dritti per la nostra strada. Sappiamo che abbiamo un compito, che è una missione che portiamo avanti e che la portiamo con grande, grande passione. Loredana, ritorniamo un attimino nella storia invece della GS di Villabate, no, la vostra attività è iniziata nel 1987, se non ricordo male, sì. Avete fatto tanti campionati e siete arrivati addirittura al professionismo, perché chiaramente
avete partecipato al campionato di B1. Sì. Dopo quel periodo un po' di problemi, insomma, che è successo? Chiaramente non sta a me dire che cosa accade nel mondo con la crisi economica, chiaramente non, gli sponsor non ti aiutano più e quindi devi trovare quelle energie, quelle risorse dentro di te. È chiaro che abbiamo dovuto ridimensionare moltissimo quelli che erano le nostre prospettive o prerogative e quindi non potevamo più affrontare dei campionati a livello nazionale e quindi ci siamo dovuti, con umiltà, voglio dire, con molta umiltà, rimetterci in discussione e ricominciare da zero, dalla base. Tant'è vero che abbiamo elementi di spicco che sono riusciti che in questo momento a giocare anche in categorie superiori. Volevo ricordare, sì, ad esempio, sì, che sia il nostro allenatore di sempre, Mimmo Di Cassi, che molte delle ragazze che quest'anno giocano al Termini di Serie C appunto appartengono alla GS Pallavolo Villabate. Questo perché appunto le condizioni economiche non permettono più di fare dei campionati da soli e abbiamo dovuto unire le forze con un altro sodalizio, che è quello di Termini Merese, nella persona del presidente Alioto, che è una persona in gambissima, che gli faccio un grosso in bocca al lupo perché da quest'anno ha messo piede nel mondo della pallavolo e spero che porti la provincia di Palermo quantomeno più in alto possibile. Noi ce l'auguriamo. Invece una piccola, insomma, curiosità mia, se le informazioni sono corrette, tu sei anche allenatrice e alleni, insomma, una squadra maschile. Sì. Insomma, è un po' particolare questa cosa, sì, no? E c'è un allenatore che allena le ragazze. E infatti che è Filippo di Cristina, che poi ne parliamo. Insomma, ma io ti chiedo. Questo proprio perché, come vedi, la passione dello sport non ha barriere, assolutamente. No, ma come ti trattano i tuoi atleti? Benissimo. Io sono un sergente di ferro, quindi... No, ma si vede comunque, se devo dire la verità. Mi calo benissimo in qualsiasi ambiente, quindi per me va bene. Bisognerebbe chiederlo proprio forse al suo compagno, al suo marito, insomma. Dico, no? Vabbè, insomma, dico, ma è giusto, insomma, le donne dello sport è giusto che si facciano rispettare, se poi lo si fa, insomma, in maniera corretta, in maniera educata, graziosa, non ci sono dubbi. Voglio tirare fuori atleti, non femminucce. Infatti, è normale che sia così. Invece Filippo, noi ti avevamo ospitato qualche settimana fa, insomma, sotto una veste completamente diversa. Anche perché, diciamo, tu collabori con un sito che è Sport Caffè 24, insomma, dico, ora ti ritrovo sotto una veste leggermente diversa, è quella di atleta e di allenatore. Insomma, passione per la pallavolo, insomma, per te è tutto o comunque vorresti fare qualche altra cosa nella vita, non lo so. Sicuramente, oltre alla pallavolo, oltre al giornalismo, che comunque... Ma sicuramente proseguire gli studi e conseguire la laurea e poi magari, non so, arrivare al mondo dell'insegnamento sarebbe un bell'obiettivo, spero mi possa riuscire, anche se, insomma, i tempi sono quelli che sono, ma comunque l'obiettivo è quello, dividermi fra il mondo del giornalismo e dell'insegnamento. Ma ti è mai capitato, insomma, di essere veramente dure con le tue atlete? Perché, insomma, qua c'è l'esatto contrario, insomma, tu sei allenatore di una squadra femminile, non per altre cose. Sì, qual è l'approccio con questa atleta? Insomma, dico, perché ci vuole sicuramente coraggio, perché, insomma, le donne, dobbiamo dire la verità, sono sempre bello. Dico, ci vuole un bel coraggio, no? No, sicuramente l'approccio da usare è quello sia di allenatore e allo stesso tempo di educatore, perché, insomma, come potrà confermare autorevolmente Loredana, il compito dell'allenatore non è semplice, perché oltre ad allenare e insegnare le basi della pallavolo, bisogna anche educare i ragazzi alla convivenza, al concetto di squadra. Poi, insomma, la pallavolo è sì importante, ma prima, insomma, educazione e collaborazione e poi lo sport, che, insomma, è comunque importante. Per quanto riguarda il mio ruolo, volevo precisare, insomma, che il mio ruolo è quello di allenatore in seconda, l'allenatore della terza divisione femminile, Andrea Locasto, e colgo l'occasione per salutare e per ringraziare sempre. Ti chiamo Alessandro o Margherita? Margherita, direi. Margherita. Ecco. Margherita, tu sei un atleta di questa bellissima società, insomma, da quanti anni fai parte di questo sodalizio? Da 4 anni.
Ma cosa ti ha fatto scattare la molla per cominciare questo tipo di attività? A me è sempre piaciuto giocare a pallavolo, ma cioè, prima non potevo frequentarlo. Da quando che sto a Villa Abate ho iniziato a frequentare questa società. E lui è il tuo allenatore, Filippo, no? No, no. Ah, meno male. Andrea Locasta. Meno male, Filippo. Io non voglio... Ma mia luna ha detto meno male. Bello, invece... Dimmi. Dico, io ti voglio, come dire, coinvolgere in questa cosa... Perché è chiaro che tu sei un grande conoscitore di calcio, un grandissimo appassionato di calcio. No, non ti faccio arrossire perché è la verità, ma avremo modo. Invece, oltre a calcio, qual è lo sport che per definizione ti piace? Ma lo sport, io mi piace un po' tutto. Amo molto gli sport motoristici. Bene, andiamo d'accordo allora. Andiamo d'accordo, sì. Qualche cosa l'ho fatta da giovane, quindi mi è rimasta la passione, mi sono rimaste le moto magari, e quindi ancora qualche cosina, ma sempre a titolo prettamente turistico, mi diletto ancora a fare qualcosina. Sì, ma allora diciamo... Allora faremo qualcosa insieme. Sì, no, ma sveliamolo. Oltre a tutto quello che ci siamo detti, lui ha partecipato a campionati italiani ed europei di automodellismo. Insomma, con una... Italiani, europei, europei, sono andato, ma non partecipo. Sì, dico, però voglio dire, ci sei andato, quindi sì, assaggiato un po' i campi. Sì, radiocomandato, abbiamo fatto delle belle squadrette qui a Palermo, ci sono degli ottimi team e abbiamo un'ottima Ma c'è anche squadra. La Missile Merit Racing, no, non te lo ricordo. Sì, fare qualche derby a questo punto, organizziamo qualche derby e vediamo un po', insomma, come bene, siamo. Bene, allora grazie io, Giuseppe. Io volevo ringraziare alcuni amici che ci stanno seguendo, praticamente uno su tutti mi scrive, dice, stiamo perdendo, l'Italia sta perdendo 2-1 contro la Nigeria, quindi seguite noi, lasciate stare l'Italia. E ci stanno seguendo noi, appunto, Giovanni Picone e altri amici, Rino Rizzolo, che stanno seguendo appunto la trasmissione, dicendo, ci stiamo perdendo l'Italia e l'Italia sta perdendo, quindi non vi perdete niente. Tanto perso per perso. Voglio dire, perlomeno guardate qualcosa di gradevole. Giuseppe, noi cominciamo insomma a dare dei numeri, cominciamo a parlare di calcio, sì, ma di calcio territoriale. Sì, andiamo a vedere, appunto, parliamo di calcio dal territorio, di prima categoria. Campionato di prima categoria in cui milita il Bagheria e il Casteldaccia. Andiamo a vedere i risultati dell'ultima giornata. Le squadre che a noi interessa è Campobello Bagheria 0-5, Città di Casteldaccia Bolognetta, qua è scritto 0-5, infatti è sbagliato, è 1-0. La classifica vede il Bagheria 15 punti, capolista il Borgata Terranove con 22, Città di Casteldaccia 10, Bolognetta 6. A tal proposito, il Casteldaccia dovrebbe avere un contributo, un servizio del nostro inviato Giuseppe Terzo, che appunto ci racconta com'è andata la partita tra Casteldaccia e Bolognetta, terminata 1-0. Regia. Il Casteldaccia vince per 1-0 contro gli ospiti del Bolognetta. Tre punti fondamentali che fanno bene a morale e classifica, anche se conquistati con molta fatica. Al settimo minuto il Casteldaccia si fa avanti con Telemann, che spreca davanti la porta con un pallonetto improbabile. Al 18esimo Reina impegna il portiere ospite con un tiro dalla distanza. Due minuti più tardi arriva il vantaggio per i padroni di casa con un colpo di testa di Marziani, che il portiere non riesce a trattenere. Ad un minuto dalla fine l'ha appena entrato Aggiato a far venire i brividi della difesa del Casteldaccia con un tiro dal limite che sfiora la traversa. Ad inizio ripresa il Casteldaccia ha l'opportunità di raddoppiare dal dischetto con Ferrara che lo sbaglia. La partita rimane in stallo fino alla fine, con i padroni di casa che non riescono a chiudere il match lasciando al Bolognetta la speranza del pareggio. Vittoria non semplice da parte del Casteldaccia contro un Bolognetta ultimo in classifica. Adesso vediamo invece il servizio per quanto riguarda invece la partita del Bagheria contro il Campobello, un 5-0 netto, vede la supremazia del Bagheria. Regia. Il Bagheria vince 5-0 contro il Campobello. La partita si sblocca al 35esimo con la Corte. Mercanti e La Rosa chiudono su 3-0 il primo tempo. Nella ripresa la Vardera e Cinà chiudono la partita con il risultato di 5-0. Troppo Bagheria per i padroni di casa del Campobello, decimato da infortuni e squalifiche. Esemplare l'atteggiamento dei componenti del Bagheria Calcio che, a dimostrazione dell'attaccamento alla maglia, hanno perso un giorno di lavoro per andare a giocare a Mazara del Vallo vista l'indisponibilità del campo dei padroni di casa.
Giocavamo in un campo grande e sintetico, afferma il vicepresidente Ferraresso. Un requisito fondamentale dove il Bagheria fa sempre bene. E allora adesso, sempre parlando di Bagheria, vi mostriamo un servizio sempre del nostro Giuseppe Terzo per una notizia non bella appunto per la società del Bagheria, per la scomparsa prematura del vice comandante dei Vigili Urbani di Bagheria, nonché dirigente del Bagheria Calcio. Regia. Va alla prematura scomparsa di Salvatore Bartolone il nostro più profondo cordoglio, deceduto ieri a soli 49 anni. Appassionato di calcio, era stato anche dirigente del Bagheria, dove aveva fatto crescere tanti giovani che successivamente si sono affermati. Aveva combattuto affinché il Bagheria Calcio non scomparisse. Anche in clima di ostilità cercava di mantenere la calma mostrandosi pacato nel far valere le proprie ragioni. La capacità di dialogo lo caratterizzava. Stimato da tutti, era un padre esemplare, un uomo onesto che dal 1988 lavorava nel corpo dei vigili urbani, distinguendosi per impegno e serietà. Ha ricoperto prima il ruolo di agente municipale, poi di tenente. Causa del decesso, un ictus. Intorno alle 23 ha accusato un forte mal di testa. Pur soccorso dai sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare. Sempre calmo e tranquillo, Salvo mancherà a tutti, soprattutto a quella parte di società onesta di cui era il primo esempio. Salvo lascia la moglie, la signora Cecilia Maria Ventimiglia, e due figlie, una di 20, Agnese, ed una di 17 anni, Maria. Alla famiglia e al fratello Angelo il nostro più profondo cordoglio per la perdita di un uomo che si era guadagnato la stima ed il rispetto di tutti, padre e lavoratore esemplare, vittima di una fine insensata e straziante che lascia tutti sbigottiti. I funerali saranno celebrati domani alle 15:30 presso la chiesa madre di Bagheria. Adesso di seconda categoria andiamo a vedere il campionato, la giornata appena trascorsa. Atletico Corleone Siculiana 0-1, Millocca Milena Ciminna 2-1, sono le due squadre che stiamo seguendo, il Ciminna e il Corleone. Il Corleone ha 11 punti, il Ciminna 8. Prima in classifica è Cattolica Eraclea con 23 punti. Prossimo turno Casteltermini Atletico Corleone e Ciminna Virtus Bivona. Per quanto riguarda il calcio dal territorio, momentaneamente è tutto. Gino. Sì, allora noi andiamo a riprendere il discorso con i nostri amici della GS Villabate, appunto per l'associazione pallavolistica, e quindi Francesco, non lo so perché è venuto questa Francesca, non lo che so. C'entra dico Francesco? Vabbè, non fa niente. Ma perché Francesca? Vabbè, non ti preoccupare, Gino. Alessandra, Francesca. Non fa niente, non fa niente. Vabbè. Margherita, allora, quanto è importante per te effettivamente la pallavolo? Molto, tantissimo. Per in me una la scala di merito, dove, a che posto la metti? Al decimo posto, al primo posto. Primo posto, cioè questo significa che veramente è importante per te la pallavolo, ma sicuramente anche nello sport. Con quale spirito affronti questa avventura sportiva? Con coraggio e tenacia e cerco di vincere la partita. Questo è giusto. E allora andiamo avanti, Filippo, io invece ti voglio coinvolgere come atleta, no? Tu sei un palleggiatore. Lo sono stato. Lo sei stato. Ora, la domanda che un po' tutti ci fanno è questa, perché di pallavolo, insomma, il calcio, bene o male, sanno tutte le regole, sanno insomma qual è il fuorigioco. Ora, la mia domanda è: qual è la differenza tra un palleggiatore, un alzatore o un'ala, per esempio? Ma sicuramente, insomma, il palleggiatore è il regista della squadra. No, lui no, perché serve, ti chiedo questo? Ma è importante, diciamo, la dote fisica, atletica? Ma sicuramente per essere palleggiatore bisogna avere un bel palleggio, un bel tocco di palla, ma l'importanza che riveste il palleggiatore è sempre correlata all'importanza che riveste tutta la squadra. Insomma, la pallavolo è un gioco di squadra, un gioco che non può prescindere da alcun elemento, quindi insomma tutti sono utili. No, ti faccio questa domanda perché ti faccio questa domanda. Chiaramente tante persone, no, che seguono lo sport, ecco, la pallavolo secondo me è un bellissimo sport, ma a volte uno affronta soltanto, come dire, il risultato, insomma la partita. Quello che è il dato tecnico, quali sono i ruoli effettivamente, no, all'interno della squadra,
se ne parla poco, anche perché credo che ci sia una tattica. Ora ti coinvolgo invece come allenatore, no? Ci sono diverse tattiche, diversi ruoli, sì. C'è insomma il ruolo del palleggiatore, che è il regista, il libero, che è un giocatore essenzialmente di difesa. Poi ci sono le bande, o altrimenti dette ali o martelli. C'è l'opposto e i due centrali, che sono appunto gli attaccanti che attaccano al centro. Quest'anno io appunto giocherò al centro nel campionato di Serie D. Ma questi sono ruoli intercambiabili, perché insomma, se non ricordo male, insomma, si fa sempre in giro, no? Sì, ci sono determinati schemi che insomma permettono poi ad ognuno di ricoprire la propria posizione nel migliore del modo in campo per essere utile alla squadra. Ma te lo chiederò dopo. E invece Loredana, io invece voglio farti una domanda che è leggermente... Ti è mai capitato insomma di arrabbiarti con i tuoi colleghi maschietti e di imporre quella che è la tua volontà? Con i miei colleghi allenatori o con i miei... Parlo di allenatori. Sì, sicuramente sì. Però tra persone civili non si impone nulla. Si mette il proprio punto di vista e si discute. Se la problematica è giusta, si porta avanti. Altrimenti si può anche cambiare idea. Dico, non si impone niente a nessuno. E a proposito, ora, mentre che parlava, io insomma, dico, mi sono ricordato di una cosa che non abbiamo fatto e che faccio stasera. Io volevo ringraziare Diego Culeo per le immagini che ci ha fornito la settimana scorsa per quanto riguarda il Memorial Zarcone. Se ricordate, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Le immagini sono state fornite in maniera molto graziosa da Diego Culeo. Quindi grazie anche a Diego. E una battutina semplicemente con Lello. Lello. Eccomi. Da Lello. Forza, la lei. Basta. È sufficiente. Primi, capovista, basta. Siamo arrivati. Ne parliamo un attimo, due spalle. Vabbè, per poco, dai. Lasciamole stare un pochettino. Facciamole godere questi momenti di gloria. C'è qualche domanda per Lello? No? No. Nessuna. Dico, qualcuno? Niente. Quando parleremo del Palermo nel dettaglio, sicuramente avremo modo di parlare anche con Lello. Io... Sì. Gino, vorrei parlare adesso di sport. Sì, ma noi di sport parliamo, ma dal territorio. Non lo so, noi parliamo di sport, dal territorio, dallo sport, dai. Mi fa impazzire, Gino. è difficile stare con lui, è difficilissimo. E allora, vorrei parlare di pallavolo, dell'altra società che stiamo seguendo quest'anno, che è il Ficarazzi Volley. Parliamo di prima divisione, primo acuto per la prima divisione del Ficarazzi e ottimo esordio del bagherese Simona Genualdi in regia come palleggiatrice. Prova positiva per le altre ragazze guidate dal capitano Federica Monti in un match già alla vigilia temuto a livello ambientale, sia per le misure ridotte a bordo campo della palestra Principessa Elena, sia per la nota reattività delle ragazze palermitane della San Gabriele. Dimentichiamo la vittoria di Chiaranino Tribuna e adesso attenzione maniacale al prossimo avversario, il tosto e scorbutico Cunus Cinisi. Ragazze giovanissime capaci di ribaltare con entusiasmo e forza ogni avversità. Avversario che non sarà sottovalutato, dichiara ancora il tecnico ficarazzese. Guardiamo il campionato con positiva determinazione, partita dopo partita, senza pensare ad altro. Buona prova della seconda linea della centrale Erminia Muscolino, solida forza e punti importanti della villabatese Desiree Paparopoli, misilmerese direi, leggera involuzione di Maria Ilena La Franca, uscita al posto della Genualdi, che è entrata subito in gara dando il timbro alla partita in maniera molto positiva. Bene la bionda bagherese Maria Grazia Sciortino e la sprese Francesca Tarantino e le altre ragazze in attesa del ritorno dell'ancora convalescente la villabatese Rossella Ferrante. Assente per motivi familiari l'under Manuela Segreto, ha ben figurato al misilmerese Luisa Baiamonte, contribuendo anch'ella alla vittoria del Ficarazzi. Allora, adesso parliamo della seconda divisione, brevemente. In seconda divisione il Ficarazzi Volley di Franco Comparetto perde 0-3 in casa con il Termine, dopo un inizio promettente 24-26, poi malamente finito 0-3 con l'infortunio del capitano, la centrale bagherese Stefania Genualdi. Domenica prossima trasferta in Coppa contro il Gate Volley di Palermo.
E adesso vi mostriamo le immagini, le interviste che abbiamo fatto in un torneo che si è tenuto ieri all'Eurocalcetto, un torneo giovanile dedicato ad una persona scomparsa prematuramente in collaborazione con l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Vediamo in sequenza le interviste all'organizzatore e ai parenti di Alessandra Montalbano. Veramente un bel torneo che abbiamo voluto fortemente anche per ricordare la memoria di questa nostra amica Alessandra Montalbano, che molto in età giovanile ci è venuta a mancare per questa brutta malattia. Mi è stato proposto... appunto brutta malattia, diciamo ai nostri amici, oggi questo torneo è in collaborazione comunque insieme all'AIL. Insieme all'AIL, sì, proprio, che si occupa Associazione Italiana Leucemia. Leucemia, che si occupa per aiutare la ricerca su questa grave malattia. Tra l'altro abbiamo messo, anche per far sì che la raccolta sia abbastanza cospicua, alle nostre spalle, come potete vedere, delle maglie dei giocatori del Palermo che hanno messo a disposizione e che verranno sorteggiate. Il torneo è stato articolato in 4 giorni e nei primi 3 giorni si sono disputati degli incontri per andare a stabilire la giornata finale di oggi con le categorie 2003, 2004 e 2005. Quindi siamo molto soddisfatti di questo. Tante società del Palermitano, la Fortitudo, la Don Carlo Lauro, il Flori, il Mazzara, che oggi non è presente per problemi organizzativi, l'Atletico Palermo che ha organizzato l'evento, lo Sport Village, il Cantera di Bolla e mi scuso, con chi dimentico. Però devo dire che alla fine siamo contenti per la riuscita della manifestazione. Una grande festa oggi. Una grande festa, festa soprattutto per i bambini che si stanno divertendo a più non posso, quindi siamo contenti per questo. Lei amava queste cose, in cui ha lasciato detto intanto numero uno che lei faceva parte anche dell'AIL e nello stesso tempo quando poi si è ammalata di questa leucemia, ovviamente lei ha lasciato detto al nostro pastore che se lei andava alla presenza di Dio o soffriva, dice a papà che continuasse l'opera dell'AIL, in cui ho avuto l'aggancio con il presidente, il dottore Pino Toro, che ovviamente lui ha trovato un modo possibile per fare questo gruppo e fare questa grandissima manifestazione. Ringrazio anche mio figlio Paolo, in cui lui è stato il promontorio, sia lui che mia nuora, promontorio di questa organizzazione per la bel beneficio che tutto il ricavato va all'AIL per la ricerca del tumore o delle ricerche di altre cellule. È importante appunto la ricerca, bisogna ricercare. È una manifestazione per i giovani, che i giovani sono quelli pilastri di un domani per noi. Il sorriso di Alessandra è proprio nel sorriso di questi bambini che comunque stanno giocando in maniera molto allegra, molto serena, e io la sento molto presente perché il suo sorriso era molto contagioso, e questa è una cosa che io, per tenerla viva, farò per sempre, anche perché comunque, come diceva giustamente mio suocero, era e continuerà ad essere un suo progetto di vita, aiutare l'AIL, anche perché purtroppo ancora oggi non ci sono cure per la leucemia linfoblastica acuta, o per meglio dire il trapianto, la chemio, la radio, però non sono del tutto curative. Infatti, proprio per questo Alessandra non c'è. Il messaggio è quello di continuare a essere fiduciosi nei confronti della ricerca, perché se riflettiamo sui dati che sono molto molto progrediti dal punto di vista delle guarigioni, perché 40 anni fa avevamo una mortalità totale quando si parlava di leucemia, quindi era una diagnosi nefasta sempre al 100%, oggi abbiamo
un 70% di guarigioni negli adulti e un 80% di guarigioni nei bambini, con remissione totale nell'arco di 3 anni. E certo, l'obiettivo è quello di coprire anche questo 30% di persone che purtroppo ancora non guariscono perché hanno delle forme di leucemia acuta e per le quali non si è ancora trovata una ricerca, una cura. La ricerca sta andando avanti, noi la finanziamo e la finanziamo grazie a tutte le manifestazioni che facciamo per la raccolta fondi, prima di tutto la vendita delle stelle di Natale, delle uova di Pasqua e poi tornei di burraco, spettacoli di beneficenza, tornei di calcio come quello di oggi e quant'altro. Quindi è importante per noi raccogliere fondi anche perché dobbiamo sostenere tante spese quali quelle di Casa AIL, le spese non so, per i biologi, per la segreteria, per il centro accoglienza, il day hospital. Sono tante, appunto, sono tantissime le attività le che svolgiamo e lo facciamo soltanto con i fondi raccolti dagli eventi. Non abbiamo fondi pubblici, non abbiamo sovvenzioni e di questo siamo anche orgogliosi. Quando la Patrizia Montalbano mi ha proposto questa manifestazione, io sono stato d'accordo subito, sin da subito, per 2 ordini di motivi. Primo, perché credo alla ricerca, l'associazione AIL la conosco e credo a quello che fanno e quindi questo è stato il motivo principale, perché in pratica lo Stato, visto che con questa crisi riduce i soldi per la ricerca, è giusto che noi cittadini ci impegniamo su tutti i fronti per fare sì che la ricerca vada sempre avanti, perché come diceva la signora dell'AIL siamo arrivati al 70% di guarigione. Il secondo motivo, e non meno importante, è che io la ragazza, la Francesca, la conosco da tanto tempo, e ho vissuto anche per certi versi la sua malattia. L'abbiamo intervistato nell'ordine l'organizzatore, il signor Richichi, poi il papà di Alessandra Montalbano, Patrizia Montemaggiore, Angela Catanese dell'AIL e Carlo Di Pisa, consigliere comunale del comune di Palermo. Gino. Sì, allora Giuseppe, io ti do il tempo necessario per poterti organizzare perché ci devi dare insomma l'altro indizio, però aspetta perché prima un piccolo break pubblicitario e poi ritorniamo. C'è una piaga che sta dilagando le nostre città. Una piaga che impoverisce le persone. È la piaga delle slot machine. Ci sono persone che si giocano tutto quello che hanno. E se mi giocassi la Basilica di San Nicola? Se mi giocassi il Duomo? E se mi giocassi il Battistero? Se mi giocassi il Palazzo dei Normanni? Se mi giocassi Castel dell'Ovo? Se mi giocassi la Mole Antonelliana? E se mi giocassi l'Arena? Ti giocheresti la cosa più preziosa che hai? Ogni giorno, sotto casa tua, c'è una nuova sala slot. Non fa bene a nessuno. Non fa bene proprio a nessuno. È soltanto un segno di inciviltà. Basta con le slot. Basta con le slot. Basta con le slot. Riprendiamoci le nostre città. Andiamo col nostro concorso Quiz Sport, andiamo a vedere il primo indizio, abbiamo usato poco fa il personaggio, ve lo rimostriamo l'immagine, ma vi diamo un indizio per cercare di indovinare questo personaggio. E allora, è detentore del record di vittorie in una sola edizione dei Giochi Olimpici. Quindi questo è il personaggio da indovinare, ancora qualche secondo per focalizzare,
inviate un sms con nome e cognome del personaggio che avete appena visto più il vostro nome e cognome al 331-9371-584. Vi ricordo che potrete vincere numerosi premi, occhiali da sole, panettoni artigianali e biglietti per il cinema. Gino. Ricchi premi. E Black. Lo sapevo che tu mi diceva così, io lo sapevo. Insomma. Vabbè. Lasciamo. Cosa stare. Che capita? Sì, allora noi andiamo avanti e introduciamo quella che è la pagina del calcio nazionale. Intanto diciamo subito che la nazionale che fa? Pareggia, vince, perde? Pareggia 2-2. Gol di Rossi e Giaccherini. Quelli della Nigeria non ve li dico. Perché? Lui ha una laurea in lingue e lettere straniere. Va bene, continua tu. Allora, prima noi di cominciare a parlare di Palermo, insomma, di calcio in genere, io invece con te voglio affrontare qualcosa di diverso. Voglio parlare, insomma, della storia un po' del Palermo Calcio. Insomma è una bella storia quella del calcio Palermo, insomma tu sei un collezionista e so che hai portato insomma delle cose bellissime, se vogliamo cominciare a farle vedere al nostro... Sì, ho portato un assaggio, diciamo così, sì. Di quello che ho raccolto negli anni sulla storia del Palermo, partendo da... Sì, vieni, Lello, intanto il microfono lo tengo io, in modo che tu hai la possibilità di... Guardate cosa. Intanto questo iniziamo, è qualcosa di bello. Guardate. Se la camera può inquadrare. Se mi può inquadrare, ecco qua. A favore di luce, così non disturbiamo la telecamera. Queste sono. Quale periodo si riferisce? Un po' più stretto. Questa è una foto che è degli anni 30 del Palermo che gioca l'arranchibile. Si può individuare un certo signore con la retina in testa. Che Radice, cioè, che è stato capocannoniere del Palermo fino all'avvento di Toni, quindi pensate di che si tratta. È stato veramente un personaggio storico della storia. Anteguerra o posteguerra? Ante di parecchio, di 15 anni, di 12 anni circa, qui siamo negli anni 30, l'inizio degli anni 30. Si giocava nel campo arranchibile, che è praticamente dove c'è via del Bersagliere, via dell'Artigliere, quello spiazzo che c'era prima. La favorita non esisteva, insomma. No, la favorita è stata costruita a metà degli anni 30, inaugurata negli anni 40. Io ho qualche fotografia dello stadio della favorita appena inaugurato. Anche questa, diciamo che... E così via, ecco. Andiamo avanti. Queste sono azioni di gioco particolarmente belle, perché si possono vedere i particolari, quelle che sono le tenute dei giocatori, le scarpe di cuoio con i tacchetti di legno. Il pallone è di cartone. Il pallone è probabilmente di carta vetrata. Cappellini all'inglese, vedi, insomma, la tenuta tipica del giocatore degli anni 30 particolarmente. Qui andiamo avanti, vi faccio un excursus veloce, io spero di poter in qualche maniera in seguito... No, ma sicuramente vedremo, dico ora per avere intanto un'idea. Sì, qui guarda, c'è un susseguirsi di varie squadre nei vari anni. Mettiamolo a favore di telecamera, sì. Non è facile perché... Sì. Ecco qua. È tipo l'ambulanza. Possiamo ancora avvicinarci... Se è possibile. Hop. Ecco, ma quella foto invece è... Questo è Fernando. Sì. E questo è Suarez. C'ho anche l'autografo di Fernando. Suarez è il grande giocatore dell'Inter, nonché della nazionale spagnola, nonché allenatore poi in seguito. Possiamo al giocatore dell'Inter, sì, dicevi. Dell'Inter no, che cos'è Suarez, l'Inter? Suarez o no? Suarez, no, non mi ricordo chi. No. Puoi parlare di Radice, puoi parlare di Benedetti, puoi parlare di Vic Palek. Ma il giocatore dell'Inter proprio a me. No. Non frega niente. Hanno acido. Guarda, invece quella acido. Che belle azioni. Guarda. Possiamo fare un primo piano, se è possibile. Possiamo col Pro Patria. Ecco, se è possibile. Ecco. Questa è la vecchia favorita, si vedono i cartelloni e dietro si intravede Monte Pellegrino. Ma non hai portato soltanto questo, Lello, perché hai portato qualcos'altro di interessante, se vogliamo vedere, insomma, per esempio le figurine, no?
Le amate figurine. Sì, le amate figurine. Ma che... Panini, sempre panini sono. No, panini, panelle. E panelle, soprattutto, diciamo, perché... Guarda, si inizia con queste, che sono più che figurine, sono i dischetti metallici o di cartone che si mettevano dentro le biglie quando si giocava con le biglie. Sì, sì, sì. A che anno risale quello? Questi qua sono degli anni 30, ce ne sono degli anni 40, degli anni 50, degli anni 60 e così via. Queste sono varie figurine, questa è una bella serie della BAV del 1950. Masci, Boniforti, Buzzegoli, eccetera, eccetera. La mia... E così via. Continuiamo con le varie tipologie degli anni 30, che sono queste qui particolarmente rare, abbastanza belle. Si continua con quelle, iniziarono le prime figurine figurate, dove ci sono i giocatori che in azione di gioco, non più il mezzo busto classico. Qui siamo all'inizio degli anni 50, cioè stiamo parlando di figurine, cioè di anni passati davvero. Certo, continuiamo, ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le forme, di tutte le dimensioni. Ecco qua. Guarda. Qui ci sono personaggi di un certo... Sono tutte persone che hanno fatto la storia del Palermo. Sì. Fernando Puglia, c'è di tutto. Allora, voglio dire, il Palermo non è meno a nessuno in quanto storia. Poi si inizia con le figurine cartonate, quelle più grosse, che sono particolarmente belle e molto fotogeniche. Se abbiamo camera, sì, ecco, perfetto. Anzolin, grande portiere, sì, poi in seguito della Juventus, sì. Burnic, terzino alla nazionale, vicecampione del mondo in Messico, ce ne sono, Tanino Troia, un altro grande palermitano, sì. Benedetti, ci sono grandi giocatori che hanno vestito la maglia. Ma oltre a questo, io invece, Lello, tu hai portato un'altra cosa, un'altra bellissima chicca, una serie di biglietti. Per esempio, ho portato il primo volume della mia raccolta di biglietti. I biglietti dello stadio, insomma, 40 questi anni. Di cui abbiamo parlato l'ultima volta che ci siamo visti. No, è un'enciclopedia, sì, dottore Brancato. Complimenti, veramente. Di questi contenitori ne abbiamo. Ce n'è uno in particolare. Io mi auguro che tu mi faccia vedere e faccia vedere agli amici. Sì. Io qua possiamo magari inquadrare questa pagina che è particolarmente bella perché ci sono biglietti. Internazionale, Torino, il grande Torino, Genova, qua sono biglietti del 47, 48, 49. Biglietti di partite che ha visto? Che sono riuscito a trovare, diciamo così, alcuni sono di qualche parente, insomma. Poi iniziano i miei, dal 73 ci sono i miei, ce li ho tutti fino a quello del Trapani, diciamo. Ecco, tutto. Il biglietto che volevo farvi vedere, che sì, è un po', anzi due in particolare, e sono questo qui. Questa è la Bologna-Palermo. È il mio biglietto. Sì. Bologna-Palermo, Stadio Olimpico, finale di Coppa Italia. La finale di Coppa Italia, che il Bologna regolarmente ci ha... Fottuto. L'ho detto. No. Che inglese anche lei. inglese, sì. E poi sotto c'è quello dell'altra finale a Napoli con la Juventus, che ci ha... Sì. Anche questo. Questo biglietto l'ultimo minuto dei tempi supplementari, vabbè. Questo biglietto ha una caratteristica rispetto a quello di prima. È strappato. Come vedete è strappato. È strappato in longitudinale, perché a Napoli i biglietti li strappavano così, perché sennò li riutilizzavano. E allora li strappavano per lungo e mi è rimasto questa specie di cosa qui, ma insomma, meglio di niente, sempre... E poi c'è anche quello dell'ultima finale di Roma del giugno 2011, e quello è diciamo negli ultimi raccoglitori. Abbiamo parlato un attimino di storia, insomma, io devo dirti la verità, guardare queste cose mi sono anche un po' emozionato, perché insomma, per chi è tifoso del Palermo, chiaramente queste cose insomma segnano, no? Certo, certo. Ma abbiamo visto soltanto una piccolissima parte, una piccolissima parte di tutto quello che ho raccolto negli anni. Insomma, invece portiamoci un attimino insomma al Palermo di oggi, no? Certo. Palermo di oggi che con gli Achini noi ci con eravamo autorità lasciati, comincia sì, a farsi sì, ci eravamo lasciati, tu, io ricordo che tu sei stato nostro ospite la prima puntata dove veramente eravamo preoccupati, eravamo tristi, ma la pensi ancora così come la pensavi nella prima puntata o cambiato qualcosina? No, è sicuramente cambiato qualcosa, soprattutto sono venuti i risultati che sono la cosa più importante, perché come si dice spesso, vincere aiuta a vincere, e nel calcio forse più di ogni altro sport.
E finalmente la cura Iachini sta cominciando a dare i suoi frutti, perché Iachini è un uomo d'esperienza, un uomo che ha vinto molti, ha vinto alcuni campionati di Serie B, è un uomo di categoria che sa come fare giocare la squadra e soprattutto la sa leggere durante la partita. È uno dei pochi allenatori che ho visto negli ultimi tempi a Palermo che sa che quando prende una decisione, quando fa entrare qualcuno, lo fa con cognizione di causa. E voi per fortuna, voi per bravura, come si dice a Bergamo, anzierta sempre. Nel senso che il giocatore che entra o segna o cambia e rivolta la partita. Così è stato con Belotti tutte le volte che è entrato, con Lafferty e così via. Ma in tutto questo è cambiato il modo di giocare, no? Perché sì, ma sai, in Serie B non conta tanto il modulo, quanto conta l'amalgama, conta il cominciarsi a conoscere. Ecco, loro finalmente cominciano a conoscersi veramente, giocano da un poco più di tempo, hanno un direttore d'orchestra che comincia a infondere loro le giuste tattiche, i comportamenti in campo e così via. E infine quel quid che non manca mai, che è il fattore C maiuscolo in questo caso. Fortuna, insomma, un po' di aiutini, dicono che siamo la Juventus della Serie B, io con la Juventus non ci voglio avere a che fare, però in questo caso mi fa piacere, perché se il rubacchiamo magari, ecco, qualche... questo è il gol di Barreto. Che... sì, le immagini sono... ho urlato che mi hanno sentito fino a non lo so dove. Per esempio, e poi volevo fare una richiesta proprio a tutta la squadra: per favore, il 2-0 non me lo fate nel 90esimo, chi ci vuole? 60esimo, io non ce la faccio più. Il primo gol all'8esimo, il secondo al 90esimo, io per 82 minuti praticamente muoio. No, sì, ma in tutto questo, per esempio, dico difesa 3, il Bacinovic difesa 3 che diventa una difesa 5 all'occorrenza. Sì, Bacinovic che ancora è un po' lento, io lo trovo parecchio fuori forma. Il mio giudizio può solo crescere, ecco, sicuramente. Belotti che è uno spettacolo. E altro fattore C di Zamparini che ha tirato fuori dal cilindro, non so se Zamparini o Perinetti. Ha tirato fuori dal cilindro questo campioncino che sicuramente ci farà togliere soddisfazione. Lafferty è un lottatore, Belotti, come si chiama il centrocampista con i capelli lunghi? Bolzoni è un polmone d'acciaio eccezionale, corre sempre. Veramente Troianelli è stata una gradevole sorpresa, è un giocatore di cuore, non è tecnicamente impeccabile, però è uno che ci mette il cuore, è un tipico esponente del giocatore di Serie B, quello che ci vuole per vincere la Serie B, gente che ha il cuore e che ha una discreta tecnica che ci consente di stare su, diciamo. Intanto siamo primi in classifica, intanto siamo, anche se in coabitazione. Ma siamo primi in classifica. Sì, Lello, parliamo un attimino invece, non tanto con te, ma ne parleremo dopo, subito dopo, con insomma, piacere. Perché del nostro Trapani, no, che anche in Serie B sta facendo un po' fatica, insomma, anche se comunque è ritornato alla vittoria. Dovremmo avere in linea il nostro amico Andrea Guanno. Ci sei, Andrea? Sì, una buona serata a tutti. Ciao. Sì, un Trapani che sta facendo un po' di... sto trovando delle piccole difficoltà, ma è tornato al successo dopo 9 turni, un vero e proprio parto, potremmo dire, ma 3 punti che fanno davvero classifica e soprattutto tanto, tanto morale. Sì, sì, in effetti è così, insomma, anche se devo dire la verità, tu facevi cenno qualche settimana fa che c'era stato all'interno, insomma, qualche piccola diatriba, io mi auguro che questo sia... si sia completamente insomma risolto, specialmente dopo questa vittoria. Ma più che piccola diatriba effettiva erano semplicemente delle dicerie, e comunque tu stesso sai bene, così come chi gravita nel mondo del calcio soprattutto, che i risultati alla fine si portano via tutte qualsiasi polemica, quindi un risultato positivo è, diciamo, la miglior medicina per eventuali incomprensioni. Dico, ma sarà anche un caso, ma è rientrato Mancosu e il Palermo torna a vincere, il Trapani torna a vincere. Dico, una partita comunque cominciata male, specialmente questa con il Novara. Sì, non a caso, sono breve, non a caso Mancosu è il vice capocannoniere della Serie B,
non a caso la partita appunto era iniziata male, il Novara si era portato in vantaggio con Rubino, che è stato più volte osannato perché è l'unico calciatore italiano ad aver segnato nelle quattro categorie professionistiche. Fra l'altro Rubino, 35 anni, è anche ad un passo da eguagliare un mito a Novara come gol realizzati. Rubino si era portato in vantaggio, aveva portato in vantaggio il Novara, poi nella ripresa il Trapani che ha prima pareggiato con il gol del solito Mancosu, con un tocco ravvicinato che raccoglieva un cross dalla sinistra di Rizzato, e poi addirittura a poco meno di 10 minuti dal termine gol della vittoria ad opera di Simone Basso, un tiro molto potente dalla distanza. Basso che festeggia il gol vittoria ma anche il ritorno al provinciale dopo diversi mesi, perché ricordiamo Basso è stato operato, era infortunato di lungo corso dalla stagione passata ed era rientrato proprio nel derby contro il Palermo, ma il rientro proprio in casa lo ha avuto proprio ieri contro il Novara e lo ha condito nel migliore dei modi, dando i 3 punti e facendo esplodere i 5.500 spettatori del provinciale. Scusami. Tranquillo. Scusami Andrea. Volevo dirti, ormai il Novara insomma è in archivio, chiaramente la prossima settimana si va in Campania con la Juve Stabia. Sì, insomma, anche quella è una partita molto difficile. Tutte sono partite difficili, è un campionato molto avvincente, equilibrato, anche se un po' le tre di testa si stanno ormai rivelando come favorite del torneo, però per il resto c'è gran bagarre con risultati che si susseguono da una domenica, anzi da un sabato all'altro, in modo ineguagliabile. C'è la Juve Stabia, è una partita potremmo dire da dentro fuori, uno scontro diretto a tutti gli effetti fra due squadre che vogliono evitare assolutamente le zone bassissime della classifica. Sicuramente il Trapani un po' meglio rispetto alla Juve Stabia, questo è indubbio in termini di punti e di classifica, però la Juve Stabia è comunque una squadra viva, lo ha dimostrato sin qui, e dunque il Trapani che andrà in trasferta dovrà insomma portare una prestazione molto importante, perché ricordiamo che un po' paradossalmente il Trapani quando ha giocato meglio ha pareggiato o perso delle partite, e quando forse come ieri non ha brillato eccessivamente con il solito gioco spumeggiante è riuscito a portare a casa un risultato importantissimo, quale appunto la vittoria. Fra l'altro da segnalare che come dicevamo già lo scorso lunedì durante la trasmissione, mi dicevi se Boscaglia potrebbe chiedere qualche rinforzo nel mercato di gennaio, comunque poteva fra virgolette adattare la squadra, la sua squadra, i suoi uomini a disposizione ad altri schieramenti. Io gli avevo risposto chiaramente che Boscaglia in questo è molto bravo, infatti sta facendo ruotare gli elementi a propria disposizione, tenendoli fra virgolette tutti sulle spine. È un ok, po' allora Andrea grazie. Grazie. Ci sentiamo la prossima settimana, e ancora un buon lavoro, ciao. Grazie anche a voi, una ciao. Lello, allora Gino, soltanto una cosa, alcune delle immagini che abbiamo visto del Trapani erano del nostro Giuseppe Calandra, quindi grazie a Giuseppe per le immagini. E a proposito, Lello, dico Palermo Trapani Novara, dopo la sconfitta è stato esonerato Aglietti. Al suo posto Calori, quindi c'è un'altra panchina che salta, questa a testimonianza del fatto che comunque il campionato di B è un campionato veramente, veramente duro. Sì, è durissimo, è duro. E ne vedremo delle belle, perché ancora ce ne sono di squadre che a mio giudizio hanno da pagare qualche dazio. Comunque una parolina solo sul Trapani, anche se non la dovrei dire perché sono palermitano, comunque devo dire che il Trapani è una bella squadra, un buon gruppo, ma mi è piaciuta quando ha giocato col Palermo, ha perso meritatamente, nel senso che il Palermo meritava di vincere, però è una bella squadretta, spero che si salvi. Sono convinto che ce la farà perché ha un bel gioco, un bel gruppo. Sì, noi ce lo auguriamo. Allora, sì. Grazie Giuseppe. E allora passiamo un attimino insomma di mano e apriamo una piccola finestra sull'automobilismo, infatti passione e motori, parliamo del massimo campionato automobilistico, parliamo di
Formula 1, Sebastian Vettel su Red Bull trionfa per la prima volta nel Gran Premio di Austin, vincendo la sua 8ª gara di fila, 12esimo centro stagionale su 18 gare disputate. Nuovo record che ha superato anche il supercampione Michael Schumacher. Webber su Red Bull invece chiude al terzo posto senza mai raggiungere Grosjean su Lotus, secondo Hamilton su Mercedes, no, terzo Hamilton su Mercedes e quarto, qualcuno ci sarà arrivato quarto penso, va bene, segue Alonso su Ferrari quinto, autore di spettacolari sorpassi e bravo a resistere Hülkenberg su Sauber. Nelle retrovie Rosberg, Mercedes e nono, Massa 13esimo, Massa che lascerà a fine campionato la Ferrari, quindi ha terminato questa avventura in Ferrari. Parliamo adesso di una scomparsa di un grande campione, Mauro Nesti. È morto nella sua casa di Bartolone il pilota automobilistico Mauro Nesti, famoso in tutta Europa come il re della montagna, dovremmo avere delle immagini, per i suoi oltre 450 successi nelle corse di auto prototipo in salita. Nesti aveva 78 anni ed è morto dopo una grave malattia insorta circa un mese fa. È stato 8 volte campione europeo e 17 volte campione italiano della montagna, velocità in salita. Nel palmarès di Nesti tutte le più importanti classifiche, tra queste le salite di Rehberg e Villard e tante altre manifestazioni, veramente una grave perdita per l'automobilismo. Adesso andiamo a parlare invece di una manifestazione che si è tenuta proprio ieri, Targa Florio Historic Rally. Poker di Totò Riolo. Totò, ci sei? Sì, ciao a tutti, ciao, sono qua. Totò, auguri! Grazie, grazie, grazie. Complimenti, ci siamo sentiti la settimana scorsa, parlavamo di un 3-3, di un pareggio tra moderne e storiche e adesso hai portato in vantaggio le storiche. Allora, raccontaci brevemente questa emozione del... Ma, che dire, è stata una giornata fantastica, un'altra vittoria sudata, però che mi dà tantissime soddisfazioni. E portare a 4 il mio palmarès sulla targa storica chiaramente non può che farmi piacere. Poi vincere sulle strade di casa è sempre fantastico, con un pubblico siciliano sempre al massimo, che comunque ti dà veramente tanta carica. C'erano in palio oltre la gara anche il campionato italiano e anche questa volta abbiamo dimostrato che in Sicilia debbono fare un attimino i conti anche con noi, ecco. Direi, infatti hai rovinato un po' i giochi a coloro che si stavano contendendo il campionato italiano, però loro si sono fatti la loro gara. Vabbè, loro comunque hanno chiaramente fatto la loro gara, sia Negri sia Musti, c'è da dire comunque era la prima volta che venivano in targa e venire la prima volta in targa comunque si paga sempre dazio e su questo non ci sono dubbi, perché comunque la targa è una gara molto particolare, è una gara che va conosciuta e dico, loro comunque non si sono mal comportati, ecco. Infatti, noi abbiamo un attimino fatto la differenza, i ragazzi Balletti mi hanno dato una macchina veramente fantastica che non ha avuto nessun problema, una Porsche al secondo raggruppamento e così con Maurizio sono ritornato a correre con Maurizio Marin e abbiamo messo un'altra vittoria assoluta nel nostro un altro palmarese. Sigillo alla targa fuori. Allora Totò, io volevo ancora complimentarmi con te, come ti dicevo l'altra volta, questa è l'ultima chiamata che ti faremo, non perché non ti vogliamo bene, anzi, vogliamo che vieni qui con noi in studio e ci racconti dal vivo tutto quello che hai vissuto. Intanto sarà il 15 dicembre a Misilvetta. Il 15 dicembre non ho preso nessun impegno perché sono con voi. Misil Meri Racing Day all'area artigianale di Misil Meri, protagonista Totò Riolo, Ciro Barbaccia e tutti i protagonisti dello slalom città di Misil Meri. Allora, grazie Totò, okay. grazie Totò. Ciao, ciao ragazzi, grazie. A presto.
Grazie a voi e complimenti per tutto quello che fate per il nostro sport. Grazie Toto, grazie. Ciao. Volevo solamente ringraziare i ragazzi dell'associazione Missile Mary Racing che sono stati protagonisti anche in questo Targa Florio, commissari di percorso, uno su tutti, Giovanni Passantino che ci sta seguendo e voleva essere salutato, un grande appassionato di Toto Riolo. Quindi complimenti a tutti, Gino. La passione del motore è tutto. Io, se devo dire la verità, sono ritornato indietro nel tempo di un bel po' di anni, insomma, quando su quella macchina ancora io insomma ci potevo salire, ora un po' meno, dico, però, insomma, nel bagagliaio, siamo dire. Nel bagagliaio, sì. Insomma, 25 anni di attività agonistica non è da poco, insomma, io. Va bene, Gino, dai. 25 anni, insomma. Non rimpiangere più. Non rimpiango, però, insomma, guardo quella camera caro, insomma, dico, ho un po' di voglia mi viene, se devo dire la verità. Bene, allora, andiamo avanti. Loredana, prendiamo il nostro discorso. Tu sei lei, ma questa... No, e allora, GS Villabate Pallavolo, un settore giovanile fiorente, a prescindere, insomma, dico, sì. Veramente un settore giovanile bellissimo. Cosa dire della GS Pallavolo Villabate? Intanto è da almeno 4 anni scuola di pallavolo federale riconosciuta dalla Federazione Nazionale. Noi abbiamo un direttore della scuola di pallavolo che è il professore Licastri. Dal nostro vivaio sono venute fuori delle ragazze che hanno partecipato alle varie selezioni provinciali. E quando io dico selezioni provinciali è come se fosse la nazionale della provincia. Una su tutte l'abbiamo qui stasera, è Margherita Scarpinato, che l'abbiamo proprio portata apposta perché lei è, come dire, il nostro fiore all'occhiello, la palleggiatrice della prima divisione femminile, soltanto a 14 anni e non è da poco. Noi abbiamo avuto sempre il coraggio di mettere in squadre anche di un certo livello ragazze giovani. Nella categoria B1, che è la massima categoria a cui ha partecipato la GS Pallavolo Villabate, il nostro libero aveva 14 anni, Valeria Pitarresi, indimenticabile. Quindi, come vedete, noi abbiamo sempre mischiato esperienza, come da parte mia, perché insomma sono sempre stata la più anziana della squadra, a ragazze che hanno la passione, l'impegno, le motivazioni quelle giuste. È veramente, insomma, la GS Pallavolo è veramente una grandissima società, una grandissima associazione. Invece Filippo, io con te voglio un attimino ritornare a quelli che sono gli schemi, le tattiche. Allora, io guardando insomma una partita di pallavolo mi capita molto spesso, specialmente quando la squadra ha in mano il servizio, se così possiamo dire, no? Che vedi tu che è l'alzatore, insomma, con la manina dietro che fa il segno 3. 2, insomma, quello che è. Vogliamo svelare una volta per tutte cosa sono questi segni? Un countdown. Che cos'è? Insomma, 3, 2, 1 puoi fare il servizio, cos'è? No, sono degli schemi che vengono chiamati, insomma, ogni schema ha un suo numero e ogni squadra abbina uno schema a un numero. Si può chiamare un attacco al centro, si può chiamare un attacco veloce oppure un attacco da seconda linea, insomma, il palleggiatore è il regista della squadra, come avevo precedentemente detto, ed è anche il cervello della squadra, per cui è lui a gestire i palloni che arrivano. Ovviamente poi c'è tutta una serie di discorsi da fare, c'è anche un esattamente, cioè, poi se posso permettermi di consigliare un intervento che fece Velasco, che è la teoria degli alibi, che va a, insomma, a spiegare quella che è l'importanza di ogni ruolo in una squadra di pallavolo. Dico, io te l'ho chiesto perché sinceramente io me lo sono sempre chiesto. Io, nel mio piccolo, insomma, giocavo a pallavolo, però insomma tutti questi numeri, queste cose, ho fatto tante cose. Io qua c'ho una persona, posso dirlo, sì, Gaetano Martonana, che insomma che mi fa dei segni al solito, insomma tu hai fatto questo, hai fatto questo. Io nella vita ho fatto tantissime cose. Polivalente. Sì, ho fatto tantissime cose. Ma anche una buona quelle, l'hai fatta? Non lo so, se non ho fatto una buona, insomma, dico, però ho fatto tantissime cose, quindi mi permetto di dire, di parlare così perché insomma qualcosina l'ho fatta. Invece Margherita diceva, insomma, la dirigente, che tu sei una piccola campionessa, ma quanto ti pesa essere brava? Loro credono molto in me, perciò io apprezzo molto la fiducia che loro hanno in me.
non dico altro, perciò. Noi ti auguriamo di vederti in nazionale. Magari, lo spero, è il mio sogno. Ricordati di noi, di passione sport. Se ci arriverò, parlerò di voi. È una promessa. Sicuro. Ma siccome noi dicevamo, no, che passione e sport non è soltanto lo sport, no, mm-hmm. non è soltanto sport, noi parliamo, come avete visto, anche di spettacolo, di altre culture. Quale altra passione hai oltre allo sport? Il disegno. Insomma, che disegni? Cosa disegni? Dice lui. Quello che mi viene chiesto. Quello che ti viene chiesto, quindi a richiesta. Oltre a richiesta, quello che piace a me, disegno in tutto. Insomma, bene. Allora ti possiamo dare un... Puoi ora... immaginarci un attimino in un tuo quadro ideale, no? E ci disegni così come... Boom! O no? No. No. Io già immagino... Ho chiesto troppo. Come vene nella vene di Botticelli che esci da una... da conchiglia. Cioè, va bene, grazie Gino. No, vabbè, ma aspetta, io non ho finito ancora il giro. Ah, voglio saperlo finito? Anche da... da Filippo, ma anche da è normale, è a lui gliel'ho chiesto prima, e quindi dico, qual è altra passione? Sicuramente, a parte la pallavolo e lo sport in generale, mi appassiona molto il mondo del giornalismo. Sono stato già ospite qui in trasmissione, sì, con il portale per il quale lavoro, che è Sportcafe24, lo ricordo ancora una volta. Il mondo del giornalismo è una grossa calamita per molti giovani. Spero, insomma, di riuscire a sfondare anche in questo mondo. Ma Sport Caffè 24, con tutte queste marchette, un caffè ce lo offre alla fine della trasmissione. Uno Sport Caffè. Loredana. Per me le due cose coincidono, perché la passione è quella che mi ha portato a fare sport, lo sport è quello che mi ha portato a primeggiare sia dal punto di vista come dire, atletico, che dal punto di vista umano, quindi per me le cose coincidono. Perfetto. Insomma, dico, almeno abbiamo svelato un altro piccolo, insomma, dico, retroscena di questi nostri amici. E allora, ancora calcio dal territorio? Parliamo di seconda categoria, sì Gino, parliamo di seconda categoria. Io sono preoccupato a guardare quel cartello, dico però, perché c'è un cartello. Niente, non ti preoccupare, devi stare tranquillo. Campionato di seconda categoria, dove milita l'Aspra, andiamo a vedere cosa è successo tra Aspra e Pallavicino, 3-3, reti di Corona, Cimino e Spinelli. Primo tempo a favore del Pallavicino, che dimostra di essere una bella squadra, ben fornita, soprattutto a centrocampo. Va in vantaggio con un tiro da 30 metri che si insacca sotto la traversa. L'Aspra nuova sfiora il pareggio, ma la prima frazione si conclude col vantaggio ospite. Nel secondo tempo i locali entrano in campo con un atteggiamento atletico e tattico diverso. Infatti prima pareggiano con Corona e subito dopo vanno in vantaggio con Cimino in un cross del San Lorenzo in area avversaria. Il numero 9 degli stessi segna con un gesto con molta probabilità, segnato con una mano. Furente e rabbiosa la reazione degli asprensi, che con Spinelli si portano in vantaggio. Nel finale di gara l'arbitro assegna il gol del pareggio agli ospiti, con 3 probabili giocatori in fuori gioco. Andiamo a vedere, oltre all'Aspra militano anche il Marineo e il Villabate. Questi sono i risultati: Aspranova Pallavicino 3-3, Oratorio San Giregiorgio di Marineo contro Mondelliana 6-2, Pro Villabate Villagrazia di Carini 1-1. Classifica: Nova Sancis 13, Pro Villabato 11, Aspra 8, Oratorio San Cirillo e Giorgio 7. Prossimo turno: Atletico Trappeto Aspra Nuova, Pallavicino Oratorio San Cirillo e Giorgio, riposa il Pro Villabate Calcio. Andiamo a parlare di calcio a 5, Ficarazzi, dovremmo avere anche le immagini a supporto della partita che si è giocata tra Ficarazzi e Whistler Club. Risultato finale 2-2, scontro al vertice per il campionato di Serie C, seconda contro terza in classifica. Il Ficarazzi, dopo essere passato in vantaggio con il gol di Giordano, si è fatto prima pareggiare nel secondo tempo e poi supera con il 2-1 grazie ad una ripartenza. Il pareggio della squadra di Ciccio Latargia è stato siglato da Aruta con un bel gol sotto l'incrocio dei pali.
Protagonista della partita il portiere del Whistler Club, Marcello Latino, ex portiere della nazionale di calcio a 5, che ha salvato più volte la porta dagli attacchi della formazione ficarazzese. Termina con un ottimo pareggio che serve a tenere a distanza la terza classificata, appunto, Whistler Club. Andiamo a vedere i risultati della ultima giornata. Ficarazzi, appunto, contro Whistler Club 2-2. La classifica vede il Ficarazzi a 20 punti, a solo 4 lunghezze dalla prima in classifica e l'United Capaci. Prossimo incontro sabato in casa, fuori casa. Vediamo invece, inizia il campionato di calcio A5 femminile. Mercoledì sera è iniziato il campionato di calcio A5 femminile ASI per le ragazze del Ficarazzi in un palazzetto gremito di pubblico. Si è disputata la partita contro lo Sporting Arenella, partita maschia, se così possiamo dire, con grande agonismo in campo. Finisce 3-2 per il Ficarazzi e con le ragazze del mister Clemente in festa, che non smettono di urlare dalla gioia. Un debutto positivo e pieno di speranza per il futuro che ha il colore rosa. Quindi complimenti alle ragazze del Ficarazzi Calcio a 5 e complimenti anche a tutte queste ragazze che stanno disputando questo bellissimo campionato, lanciando anche un messaggio, c'è un'iniziativa da parte dell'organizzazione contro la violenza sulle donne. Quindi complimenti a loro. Noi vi saremo vicine in questa vostra avventura. Andiamo a vedere i risultati, appunto 3-2 per il Ficarazzi, adesso si trova a 3 punti, la prima è l'Atletico San Josef con 6 punti. Prossimo appuntamento appunto con il San Josef contro la prima in classifica il 27 novembre alle ore 22. Una notizia breve: Zarcone Luigi, il giocatore del Villabate, Gianluca Zarcone, ha ricevuto la splendida notizia che parteciperà ad un raduno della nazionale italiana Under 15, grande soddisfazione da parte del presidente della società Giuseppe Giglio. Gino. Sì, no, ma le immagini, le foto, insomma... Le foto sono di Daniele Scalia. Dobbiamo, è giusto Daniele, dire. Insomma, di cose, no? Daniele. Sì, allora, prima di andare avanti e prima del secondo inizio, ancora un piccolissimo stacco pubblicitario. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Vasta gamma di prodotti per lenti a contatto. Misurazione gratuita della vista. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Via L'Europa 440, Misilmeri. Torniamo in studio, in programmazione ancora al Cinema King, il film di Checco Zalone, Sole a Catinelle, orario spettacolo 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, sino a domenica 27 novembre. Allora andiamo, ritorniamo col nostro concorso Quiz Sport, questo è il personaggio misterioso da indovinare, tanti premi in palio questa sera, questo è il secondo indizio per coloro che ancora non avessero indovinato. Era soprannominato, o è soprannominato, il Kid di Baltimora, quindi... Ancora qualche secondo? Bene. Inviate un sms con nome e cognome del personaggio che avete appena visto, più il vostro nome e cognome al 331-9371-584. Più che il kid io l'avrei definito un delfino. Non so perché. Bene, Gino, questo è l'ultimo indizio. Se l'ultimo indizio... Sei pronto? Per il concorso che? Per il concorso, ma possiamo andare avanti. Certamente, dobbiamo allora, andiamo avanti. Allora, sport da territorio, stretti e... concisi. Sì. Parliamo sempre di volley, Ficarazzi, campionato di Serie C.
Si è terminato 1-3 a favore delle trapanesi della Sicania Erice, squadra con buone tradizioni in categoria superiore nel passato, insieme alla stessa OS Volley. Si trovano a lottare a denti stretti, palla su palla, per i primi 3 punti in campionato, come visto dalla spettacolare rovesciata con i piedi dal libero villabatese Dalila Pitarresi. L'ago della bilancia nella circostanza è di peso a favore della Sicania per 1-3 appunto. Il tecnico Domenico Cipolla dichiara di assumersi in toto la responsabilità dei risultati finora ottenuto. Lacrime amare al termine della partita per Arcangela Saverino a fine match, giocatrice con buona esperienza nella categoria e da sempre caratterizzata da una grande cultura sportiva. Alza le antenne il patron Roberto Modica, il quale a questo punto non può additare tutte le responsabilità al tecnico cefaludese e guarda con maggiore attenzione eventuali criticità da debellare all'istante. I risultati, sebbene non siano a favore della US Volley, evidenziano un sestetto con buona tecnica con le esperte centrali Vicari e Frangimore. Quest'ultima ha effettuato uno spettacolare primo tempo al centro, servita dalla giovanissima Francesca Di Salvo, talentuosa ed acerba. Non si dispera Francesca Giordano, grande intelligenza e pragmatismo tattico. Prossima trasferta, Petralia Sottana, una partita che già si preannuncia molto calda in un clima gelido date le temperature madonite. Adesso vediamo un'altra notizia, parliamo di Taekwondo. Il primo weekend di novembre a Caserta si sono svolti i campionati italiani di cintura rossa junior e senior di Taekwondo. La SD TKD Olympics Gladiator di Bagheria dei maestri Filippo Clemente e Michelangelo Todaro conquistano il titolo di campione d'Italia della categoria senior maschile grazie alla conquista della medaglia d'oro e quindi a sua volta il titolo di campione italiano degli atleti Vincenzo Latona della categoria 54 kg e Toni Cucinella della categoria 58 kg. Parliamo dell'MTB Emir. Si sono tenute ieri pomeriggio presso i locali del Castello Beccadelli di Marineo le premiazioni del campionato provinciale CSI di mountain bike. La SD MTB Emir, dopo ben 8 prove, si è laureata vice campione provinciale CSI 2013. I risultati degli atleti: Federico Borgese, vice campione provinciale, Borgese Federico, vice campione provinciale, Davide Badami, quinto di categoria cadetti, Borgese Giovanni, vice campione provinciale cadetti veterani e Borgese Giuseppe, quinto di categoria gentleman. La dirigenza coglie l'occasione per rivolgere un caloroso ringraziamento a quanti hanno reso possibile questa stagione sportiva. Vedete questo cartello, è aperto il tesseramento MTB Emir per il 2014, tante attività in programma per l'anno 21, sono inoltre attive le attività giovanili per gli under 14. Gino, per lo sport al territorio è tutto. Sì, allora ultima battuta con i nostri amici, allora cominciamo da Margherita. Io ancora non lo so perché continuo insomma a avere qualche titubanza, non so se... Allora, proprio in 5 secondi, cosa ti piace della pallavolo e cosa non ti piace invece della pallavolo? Della pallavolo mi piace tutto, lo spirito di squadra, fiducia avere nelle compagne, invece non ho niente in contrario da dire che non mi piace. Loredana, obiettivi per quest'anno? I nostri obiettivi sono quelli di fare un campionato di Serie D che inizierà a giorno 1 dicembre maschile, di fare bene, quindi di tenere il titolo. Poi è iniziato il campionato di prima divisione femminile con una buona vittoria fuori casa appena degli albanesi. Poi tutti gli altri campionati, seconda divisione maschile, under 19 maschile, under 14, under 16 femminile, due terze divisioni. Ho dimenticato poco fa, e non vorrei fare torto a nessuno, ma abbiamo anche il rappresentante maschile nella selezione provinciale che è Orazio Lombardo. Non volevo fare torto a Margherita, ma quest'anno parteciperà al trofeo delle province. Bene, bene, bene. Sì. Ti saluto a Lorenzo Megno, in diretta Megna mi ha chiesto di salutarti. Lorenzo è il nostro web designer, colui che cura il sito e la pagina Facebook. Complimenti. E allora, Filippo, a te invece voglio chiederti semplicemente una cosa, un pronostico in Palermo Latina. Pronostico? Ti ho preso... Oh. Stasera ci giochiamo una bolletta. Palermo Latina... Ma io credo che ci sarà una bella partita. Non mi sbilancio sul risultato, ma credo che il Palermo possa fare il risultato. Speriamo. Pieno. Giuseppe, 1-0 per il Palermo. No, vabbè, no, io volevo dirti se c'è
se ci sono domande, insomma, commenti. No, più che altro, sì, le risposte, perché altrimenti mi chiedono, leggi. Giovanni legge. Picone dice, per ora ci accontentiamo dei risultati per il gioco brillante, ci sarà tempo, a gennaio bisogna acquistare un fantasista, un regista, il miglior, secondo me, per ora è Barreto. Francesco Ingrassia dice il gioco non è ancora spumeggiante, ma Iachini sta prendendo il massimo dalla rosa che ha a sua disposizione, può solo migliorare. Ottimo Belotti, Hernandez devastante per la Serie B, che si impegnasse al 100%. 200%. Quest'anno saliamo di sicuro, viste le squadre che ci sono in B, ma un altro anno questa squadra è da rifondare. Non si può affrontare un campionato di A con questi giocatori. Daniele Castello. Ma infatti già pensavo. Daniele Castello. È vero che contano i risultati, ma il gioco quando? Questo è un po' critico. Bisogna fare 2-3 acquisti a gennaio per affrontare l'ultima partita. L'ultima parte del campionato è salire in Serie A. Questo è Rino Rizzolo, quindi grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla nostra domanda su Facebook. Gio. Lello, invece tra Palermo e Latina non c'è nessun precedente, mi pare sia la prima volta. Che io ricordi un debutto assoluto, una novità assoluta per il campionato. È un pronostico, me lo dai? Vediamo se incontro tendenza a quello che dice Filippo. Io penso che il Palermo dovrebbe farcela, però sai, queste partite sono un po'... così pericolose, non mi voglio sbilanciare più tanto, se altro per scaramanzia. Di solito non faccio previsioni, non e neanche io te lo chiedo, allora dico basta, no, mi sono permesso con lui ma con te no, perché so che faccio finta di non aver sentito. Esatto. Ti chiedo scusa, non faccio. Allora Giuseppe, appuntamenti la prossima settimana, se ne abbiamo. Sì, uno su tutti, l'abbiamo detto la settimana scorsa, finalmente è arrivato il momento. Domenica 24 novembre si terrà il primo trofeo salto ad ostacoli al campo ad ostacoli di Bagheria, quindi tutti invitati a partecipare come spettatori, e molte saranno le squadre presenti. E poi un appuntamento, ancora è presto, però ne cominciamo a parlare il 15 dicembre, appunto dicevamo poco fa, il Missing Mary Racing Day. Questo per quanto riguarda gli appuntamenti. Allora, ne abbiamo detto di tutti i colori, la barbetta, insomma eccetera eccetera, hai dato degli indizi. Allora, vogliamo andare a scoprire chi è questo personaggio e soprattutto chi ha vinto. Soprattutto, infatti. Allora, andiamo a vedere il personaggio misterioso sportivo. Più sportivo di lui, secondo me, non ce n'è, visto veramente il palmarès al suo attivo. Un grande campione, un grande nuotatore. Chi è? Vediamo lei lo è. Chi? Nuotatore Phelps. Una felpa. Michael Phelps. Allora, andiamo a vedere chi sono i vincitori, coloro che hanno indovinato. Ma perché te l'ha detto lui? Giuseppe. A vincere è stato Giuseppe Catania, il più veloce a vincere gli occhiali offerti da Ottica 2G. Il secondo classificato a vincere il panettone artigianale offerto dalla pasticceria Graditi è Lucia Cannamela. Giusto? Penso di sì. Cannamela, così mi hanno scritto. E invece a vincere i due biglietti per il Cinema King è Valentina Di Fede. Quindi complimenti ai tre vincitori, complimenti a tutti quelli che hanno partecipato, siete stati veramente in tanti, qualcuno è andato proprio fuori corsia, visto che parliamo di nuoto. Grazie a tutti e appuntamento per il Quiz Sport alla prossima settimana. Gino. Se mi permette, questa volta le repliche di questa trasmissione li voglio dire io, perché saranno domani alle 16, mi pare. Allora, dille tu. Dille, io faccio vedere poi la schermata. Poi giovedì sempre alle 16 e sabato alle ore 9. Vogliamo ripeterli? No. Lo leggono, sanno leggere. Martedì, giovedì e sabato, martedì alle 16. Sì. Va bene, ok, io ricordo anche... Giovedì alle 16 e sabato alle 9. Sono e preparato. Su YouTube. Sul canale YouTube, canale 8, su Facebook e sul nostro sito internet, sul nostro blog passionesport8.tk, dove pubblicheremo anche le notizie di cui vi abbiamo raccontato questa sera. Io volevo solamente salutare il vincitore della maratona di Palermo, di cui poco fa non abbiamo potuto parlare, è Vito Massimo Catania. Complimenti a lui per aver vinto la maratona di Palermo, corsa ieri. Volevamo intervistarlo, ma è, come dicono gli inglesi ad Oxford, affrontoso. Quindi non ha... Dice timido. Insomma, ah, si dice timido? Sì. Mi devi scusare, io non... Va bene, comunque, Gino. Bene, allora, siamo veramente alla fine di questa
di questo sesto appuntamento di Passione e Sport. Andiamo subito a ringraziare allora i nostri ospiti. Grazie a Margherita Scarpinato, ciao Scarpinato, in bocca al lupo. Crepi. Grazie a Filippo Di Cristina. Grazie. E a Loredana Francoforte. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per grazie la vostra stagione. Questo microfono vedo che passa, spassa. Bello. Contavano modo ancora di vederci nelle prossime puntate. Con molto intanto piacere. Grazie di essere stato qui con noi, di averci grazie fatto a voi di avermi ospitato e forza Palermo. Un momento di emozione forte per quanto riguarda insomma le chicche che ci hai dato. E poi mi hai ringraziato. Ringraziamenti chiaramente vanno a Giuseppe Ferrara, a Salvo Balistreri, a Giuseppe Calandra, a Dylan Savellone, a Daniele Scalia e soprattutto a Roberto Lacorte, che la settimana scorsa non ho salutato e mi ha detto io voglio essere salutato, siccome insomma, ci vede da fuori, credo da Modena, quindi è giusto che lo salutiamo. Ciao, grazie a Gaetano Martorana, grazie a Anna Ceruso, grazie anche a voi, io chiudo alla mia maniera. A me non mi saluti, io ti voglio dire prima un'altra cosa, Italia-Nigeria 2-2, ciao Gino. È finita? Sì, è finita. Fai bravo. Meglio noi. Allora, fai bravo, meglio fai bravo per tutta la settimana, ci vediamo il prossimo lunedì, sempre vabbè, alle 21.05 su Canale 8 con Passione e Sport. Io chiudo sempre alla mia maniera, che Dio vi benedica, forza Palermo, viva lo sport, ciao, alla prossima. Here in my arms.